io ho vicino a me il professor Carlo Pappone, famoso aritmologo, attualmente impegnato nel Policlinico di San Donato Milanese, dove svolge con la sua equipe un'attività straordinaria, attesissimo a questo convegno qui in Calabria. Benvenuto professore. Grazie, buongiorno a tutti e sono molto contento di essere venuto, perché il mio ruolo non è solo quello di fare ricerca, ma di informare la gente comune dei risultati della ricerca. A proposito di ricerca, dobbiamo subito parlare di quello che è il tema della giornata, la sindrome di Brugada. Questa sindrome è stata scoperta nel 1989 e per molti anni l'unica soluzione era l'impianto del defibrillatore per i sopravvissuti. Oggi noi non parliamo più di sopravvissuti, parliamo di pazienti scoperti, diagnosticati, curati e guariti. Questa malattia misteriosa, che si pensava avesse un comportamento diverso tra le persone solo per un caso, in realtà ci sono dei motivi ben precisi perché provoca la morte improvvisa. Può essere assimilata ad una vera e propria miocardiopatia con delle alterazioni elettriche ben precise. Oggi sappiamo come scovare questa malattia, sappiamo come prevenire le conseguenze di questa malattia, quindi è veramente un grande passo avanti nella storia dell'umanità, direi. Io ho seguito anche attraverso la rassegna stampa l'importante evento che lei ha promosso a Milano, presso San Donato Milanese. C'è stato un grande summit in quel di San Donato. Ci vuole parlare di quell'iniziativa molto importante? Quella iniziativa è nata dalla diffidenza dei miei colleghi, dalla diffidenza del mondo scientifico che si potesse trovare delle zone del cuore dove ci fosse la malattia e addirittura eliminare queste parti anomale. E allora ho deciso di fare 20 interventi davanti alle telecamere con tutti gli osservatori più esperti al mondo. Ho invitato soprattutto quelli che non credevano, li ho invitati personalmente. Quasi tutti sono venuti con uno scetticismo evidente, sono andati a casa felici di aver partecipato ad una tappa fondamentale della conoscenza. Quando in una famiglia accade l'evento drammatico di una morte inaspettata ed inattesa, soprattutto in un membro di giovane età, bisogna porsi il problema se esista una malattia nella famiglia che sia geneticamente trasmessa. Quindi il passo diagnostico fondamentale è la curiosità su se stessi. E in ogni caso non bisogna mai pensare che una morte avviene per caso, c'è sempre un motivo, soprattutto quando è inattesa. Quindi il modo migliore per fare la diagnosi è la conoscenza, perché l'ignoranza è l'aspetto della vita che miete non solo morti, ma impedisce il progresso della scienza. In un terzo dei casi la durata della vita è dovuta ad una roulette, perché fondamentalmente le nostre cellule si riproducono e si dividono alcuni milioni di volte in un minuto, e in queste divisioni e moltiplicazioni ci può essere ogni tanto un errore, e in questi errori può accadere che l'errore può provocare l'infarto, può provocare il cancro, insomma la cosiddetta vita fortunata in un terzo dei casi ancora conta. Ci vuole parlare un po' della sua equipe, della sua struttura? La mia equipe è costituita per il 100% da meridionali e io sono orgoglioso di dirlo. Noi svolgiamo per il 90% l'attività per i pazienti italiani, ma sono sempre più numerosi i pazienti che vengono dall'estero, e una volta tanto questo è un messaggio positivo per tutte le cose brutte che diciamo della nostra Italia e soprattutto del nostro sud. Beh, bisogna essere un po' ottimisti comunque, anche se spesso si parla in modo negativo. Lei è un beneventano d'origine, o sbaglio? Io sono un meridionale di Benevento. Benevento. Bene, professore, guardi, io intanto sono contento di averla incontrata, pensando di interpretare il pensiero di tanti che ci seguono da casa. Io la ringrazio.
Volevo dire, per saperne di più potete andare sul sito che il professore e la struttura del professore hanno allestito. Vogliamo darlo il sito? www.afablation.org. Grazie professore Pappone, grazie ancora.